Rieccoci qui in diretta, sempre su Milano News, con la puntata di oggi, di giovedì 20 ottobre, di Good Morning Milano. Sono le 9.50 in questo istante, in diretta come vi ho detto poco fa, e continuiamo a parlare di sport. Abbiamo parlato del tamburello poco fa, quest'oggi stiamo parlando appunto di questi sport che qualcuno si azzarda a chiamare minori, ma io credo che sicuramente chi ci gioca non sia felice di questa definizione. Parliamo di chuckball. Che cos'è il chuckball? Beh, chuck è un suono, è un rumore che dovrebbe fare la palla quando rimbalza su una rete elastica. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Alessandro Arienti, che oltretutto è l'allenatore della nazionale femminile under 18 di chuckball, nonché qui in rappresentanza, diciamo, del chuckball italiano, per raccontarcelo. Grazie di essere qui con noi, di raccontarci grazie questo voi. Sport che appunto, subito, veloce, cos'è il chuckball? Mai sentito? È uno sport, diciamo, nuovo, confronto a molti altri sport. E come si gioca? Con una palla di dimensione 2, un po' più piccola della palla a mano, e due pannelli con una rete elastica al centro, uno messo a un'estremità del campo e uno all'altra. Il campo è un campo da palla a mano, da basket. L'obiettivo qual è? Colpire con la palla la rete elastica e fare in modo che questa palla, dopo aver colpito il pannello, cada fuori dall'area disegnata davanti al pannello. La particolarità di questo sport, a differenza di altri sport, è che non c'è il mio pannello e il pannello dell'altra squadra. La mia squadra può tirare sia in un pannello che nell'altro. Non c'è il campo come classico, poi tutti gli sport che conosciamo. Non c'è la mia porta. C'è la mia porta, la porta degli altri. Qui infatti stiamo vedendo una foto, quella lì, la rete inclinata. Inclinata a 45 gradi? Inclinata? Sì, circa. Circa. E io devo tirare la palla contro lì, contro quel pannello, e farla cadere fuori dall'area. I difensori si mettono fuori dall'area. Fuori dall'area è quella piccolina, dov'è quella blu? È quella piccolina. Quella tratteggiata. Quella tratteggiata, ok, perfetto. E i difensori si mettono appunto fuori, vicino all'area, per fare in modo che dopo che la palla sia rimbalzata, di prenderla al volo. Se cade, punto. Se invece la prendono, il gioco continua. Questa foto arriva dalla Coppa Italia dell'anno scorso, che abbiamo giocato la fase oro a Forlì. Ecco, cioè, dove arriva questo sport? È uno sport stranissimo, uno sport che mischia un po' di cose insieme, quindi... Questo sport arriva dalla Svizzera, l'ha inventato un medico, Hermann Brandt, e l'invenzione di questo sport deriva anche dal cercare uno sport che vada a evitare gli infortuni a livello fisico. E infatti la cosa più particolare di questo sport è si usano le ginocchiere per scendere, andare giù in ginocchio, però non c'è contatto fisico, quindi l'avversario non ti può venire addosso, non può ostruirti, non può mettere le mani davanti a te quando stai passando il pallone, quindi il contatto fisico è zero. E l'unico momento in cui si può avere un contatto con qualcosa è la palla dopo che è rimbalzato sul pannello. Quindi la squadra costruisce il suo gioco, tira e io posso prendere la palla solo in quel momento, poi costruisco io il mio gioco. Ah, ecco, quindi diciamo, è uno dei, infatti, forse l'unico sport con la palla che non ci sia contatto, cioè sì, è proprio svizzero in questo, un italiano avrebbe messo che sicuramente dovevi per forza almeno spaccare un ginocchio entro metà campo se non era penalità, quindi però appunto, quindi anzi mi fai l'assist per pensare che quindi è uno sport adatto a chiunque. Anche è uno sport adatto a chiunque, giocano tutti, giocano dai 8-10 anni, stiamo iniziando nelle scuole a diffonderlo, a gli over 30, gli over 40, addirittura nel nostro torneo più famoso, che è il torneo a Rimini Beach Chuckball, c'è un torneo, che è una sezione del torneo chiamata Overanta, dove giocano genitori o mamma e papà, si scontrano tra di loro, perché ormai lo spirito è anche questo. Ecco, dicevi mamma e papà perché appunto è uno sport dove nel campionato regolare non c'è maschile o femminile, si gioca con squadre miste. Esatto, si gioca misti, si gioca 7-7. E deve esserci nel campionato italiano, la regola è ci deve essere almeno una persona di sesso opposto a tutti gli altri componenti, quindi almeno una donna o almeno un uomo. Al momento spesso è la donna che è carente, perché siamo tante squadre ma con poche donne, quindi ci sono sempre delle donne in campo, almeno una o due, però ci deve essere almeno una persona del sesso Quale opposto. Quale momento migliore, quindi fare un appello per cercare per donne, poi anche sesso. Anche personale, credo, non so se è fidanzato o no, ma non è questo. Diciamo, l'appello non è personale, l'appello è proprio per cercare di creare queste squadre più femminili. Cioè, anche perché, non essendoci contatto fisico, le donne non c'è più quel problema dello scontro fisico, che un uomo, se un po' più grosso, tende a andare sopra. E invece facendo così tu hai... Un discorso qui credo sia un gioco di potenza, ma soprattutto anche di strategia. È potenza, tecnica e tattica. E infatti. Sia gli uomini che le donne hanno un ruolo all'interno di questo sport. Poi ci sono molte donne che sono forti quanto gli uomini, se non
qualcuna comunque eccelle tra gli altri. Immagino. Anche qui però nota dolente per Milano All News, è uno spot che a Milano non c'è. A Milano non c'è. Negli ultimi anni stiamo cercando di fare diffusione a Milano, sia nelle scuole, abbiamo fatto nell'ultimo anno alcuni open day, alcuni laboratori nelle scuole, e uno dei progetti per i prossimi anni è diffondere il Ciupolar nei parchi. Milano comunque è una città ricca di parchi, andare a giocare nei parchi la domenica, nel weekend, che comunque i parchi sono spesso popolati. Io vado all'università in zona Bicocca, quindi Parco Nord, così c'è vita nel parco, quindi cercare di diffonderlo anche partendo dagli spazi aperti, perché è uno sport che si può giocare anche all'aperto. Si gioca all'aperto, si gioca spesso 5 contro 5, però si può provare a giocare a Ciupolar anche in un parco. Molto interessante. Chi volesse seguirvi, chi volesse sapere qualcosa di più, dove può trovarvi? Allora, ci si può contattare sia sul sito, che è www.ciupolar.it, T-C-H-O-U-K-B-A-L-L. Comunque nella descrizione di questo video lo vedete, quindi lo mettiamo così almeno, perché sì, il nome diciamo non aiuta la diffusione, esatto. Diciamo la verità. O sulla pagina Facebook, sia sul sito che sulla pagina Facebook sono i contatti, e la federazione da alcuni anni mette a disposizione anche per chi vuole iniziare a provare, quindi soprattutto docenti, i pannelli per giocare i palloni a disposizione gratis per un anno. Diciamo uno starter kit, esatto. Per le scuole, per chi vuole. Il primo anno è gratuito, in modo che chi deve iniziare non ha quella spesa iniziale. Quindi è più facile, anche basta contattare e verrà risposto dai responsabili che potranno. E veramente basta una qualsiasi palestra. Perché io mi sono sempre fatto con questa domanda. Nelle palestre scolastiche c'è quasi sempre disegnato il campo da pallamano. Esatto. Non ho mai visto nessuno giocarci a pallamano. L'unico problema nostro è di aggiungere la nostra area. Però quello con un po' di scotch la si risolve. E poi, dando appunto alla federazione i pannelli, uno mette i pannelli, mette l'area, può disegnarla con lo scotch, col gesso, i palloni. Ci sono anche degli scotch che è un attimo. Poi chiaramente se uno vuole iniziare poi a fare campionato si ristrutturerà meglio, però per l'inizio basta veramente una palestra. Beh, molto, molto interessante. Dice, volendo lo fate anche, si gioca anche all'esterno, all'aperto? Allora, il campionato si gioca sempre in palestra. Ok. Però durante l'anno ci sono diversi tornei che vengono svolti o su sabbia o su erba. Su sabbia anche. Su sabbia. Il nostro torneo più grosso appunto è Ciupolar Rimini Festival, che si svolge all'inizio di maggio a Rimini, e vengono squadre da tutta Europa praticamente, inglesi, svizzeri, un paio. Ecco, com'è la diffusione di questo sport in Europa? Allora, strana, nel senso abbiamo molte nazioni, tra le principali siamo in Italia, il sport è maggiormente diffuso in Italia e in Svizzera, dove è maggiormente costruito un campionato. La squadra campione europea però è l'Austria, femminile e maschile, c'è in Inghilterra, c'è in Francia, c'è in Spagna, sono all'inizio Francia e Spagna, e stiamo cercando di allargare alle altre nazioni. È stato fatto anche una dimostrazione in Turchia, quindi pian piano stiamo cercando di allargarci nelle varie nazioni. Infatti è stata costituita da un anno o due anche la federazione europea, proprio come definizione, in modo da poter allargarsi meglio. È uno sport, dicevi, molto giovane di età, e anche credo di chi ci gioca, a parte poi diciamo questi tornei invece fatti apposta per magari gli 80, esatto. Come dicevi, così io qualche settimana fa ho avuto qua ospiti le ragazze del roller derby, non so se conosci questo spot sui patti di nome, ecco. Allora ho fatto questa domanda, ma mi voglio fare anche a te. Qual è l'ambiente che c'è intorno al Ciupolar? Allora, l'ambiente è particolare, nel senso non assomigliamo al calcio, al basket, per diversi motivi. Uno, dietro al Ciupolar c'è una carta del Ciupolar che definisce il rispetto dell'avversario, il rispetto dei compagni dell'avversario e di chi arbitra, che va a regolamentare questa cosa che rende diversi da tutti, perché c'è il rispetto degli altri, il fair play, cioè se io vedo qualcosa che in campo è contro di me, diciamo che sulla carta anche nel calcio dovrebbe esserci, cioè, no, cioè, una carta del football, cioè che è alla base dello sport, il rispetto degli altri, okay. Cioè non diventare dei campioni ma costruire una società migliore. Uh-huh. E clima, vabbè, a me piace un sacco ed è bellissimo. Spesso quando si gioca la domenica, magari una squadra che arriva da lontano, ad esempio Ferrara, viene sul giorno prima, alla sera prima si trova tutti insieme a mangiare, spesso ci si ospita a vicenda a casa, quindi il clima ne viene, sì, fuori. Solo a mangiare, non c'è birra, sera. Sì, sì, dalla cena. Cioè, una cosa che mi piace di questi spot è che c'è il binomio birra, e questi spot è un binomio che va perfetto sempre. Spesso, sia in campionato tanto che al torneo, il torneo in spiaggia arrivi, cioè la sera finisce così. Ecco, diciamo che quindi, se anche non siete sportivi, mandarvelo a vedere è, vedete, un bello spot, divertente, esatto. Dove c'è bella gente, e comunque poi alla fine si fa anche una bella mangiata e una bella bevuta tutti insieme. Perfetto. Cioè,
diciamo che, insomma, come dicevo prima, definirli minori, io non capisco il motivo di definirli minori. Ricordaci che però questo weekend inizia una cosa importante per voi. Questo weekend inizia il campionato di Serie A. Si gioca a Rovello Porro in provincia di Como. È la prima giornata, quindi si scontrano. Diciamo un'ora da qua, all'incirca, un'oretta e mezza. Che meno. Di macchine andando proprio piano piano verso Como, infatti non giro al lago dopo. È anche una cosa interessante perché noi non giochiamo una partita sola domenica, per risparmiare anche. Quindi ci sono diverse partite. Probabilmente la giornata si svolgerà dalle 9 alle 17-18 circa. Con diverse partite, quindi in qualsiasi momento uno riesce a passare, trova una partita. Quanto dura la partita? In Serie A sono tre tempi da 15 minuti. Ah, effettivi? Sì. Okay. Cioè, non effettivi, scusa, non c'è il... Quindi tre quarti d'ora di... Comunque più o meno. Di partita, 45 minuti di partita divisa in tre tempi. E come dicevi, appunto, squadre miste in campionato, cosa che invece... In nazionale invece no. In nazionale non funziona così. In nazionale, sì, anche per allargare, tra virgolette, il movimento, si è deciso di dividere maschile e femminile, in modo che le ragazze riescano a giocare tra di loro con altre nazionali. E soprattutto è una roba a livello femminile che funziona di più. Infatti sia in Italia che nelle altre nazioni stiamo cercando di sviluppare il movimento femminile. Quest'anno ci siamo presentati agli europei con la maggiore, la nazionale maggiore, e adesso stiamo cercando di sviluppare la nazionale Under 18 in modo da riuscire a allargare il movimento. Come sono le tue ragazze dell'Under 18? Si applicano, sono brave. Poi la cosa bella è che si crea un bel clima anche tra al loro interno. L'anno scorso abbiamo fatto, dopo il primo allenamento, dopo un mese erano già tutte amiche, si conoscevano già, il torneo dopo l'hanno fatto tutte insieme. Quindi il clima si crea facile, perché vabbè, c'è dietro un messaggio di un certo tipo. Si gioca con e non contro l'avversario, quindi il clima che si crea già è diverso. Beh, davvero, davvero interessante, e speriamo di riuscire a svilupparlo allora appunto. Speriamo. A Milano non esiste una squadra di giornalmente. Sono sconvolto che a Milano non esista una squadra di questi sport, una città che dà così tanta poi disponibilità sia di impianti che di persone anche, immagino. Cioè, non capisco davvero come non ci sia ancora. Beh, speriamo che era solo che non si sapeva, adesso grazie a Milano News by qualcuno è venuto a conoscenza del Ciupol, e che ne sappiamo, magari nascerà una bella squadra milanese, magari la sponsorizziamo anche noi di Milano News. Adesso sentiamo di là cosa dicono in regia, no? Alessandro, io davvero ti ringrazio tantissimo di essere venuto. Il tempo è tiranno, mi spiace, abbiamo poco tempo, abbiamo sforato, sono le 10.02, ma fa niente, perché era veramente interessante questo spot. Ricordaci allora questo weekend dove possiamo andare a vedere. Rovello Porro, in provincia di Como. Inizia il campionato di Serie A. E come dicevi, non è una partita, è una partita, tutte le partite giocate. Sono diverse partite. È una giornata. Una giornata, esatto. Una giornata. Tutta la prima giornata viene giocata in un posto solo, poi la seconda giornata magari verrà giocata anche in un'altra parte. Un altro posto. Perfetto. Perfetto, quindi diciamo magari. Se non volete andare a Rovello, poi mi dicevi intorno a Milano, comunque giocate anche a Saronno? Saronno, Solaro, Carano Pertusella, comunque non lontano da qua. Infatti, cioè, Saronno, non mi dite che dovete prendere, è qua dietro. Col treno. Ecco, guarda, io poi che sono uno che non si ricorda mai dei treni, appunto, ecco, un treno credo che 20 minuti da Cadorna. Esatto. Si è a Saronno, quindi veramente non ci sono scuse per non andare a vedere il Ciupol, avete capito? Un nuovo spot che Milano News vi presenta, che spera di farvi appassionare. Grazie mille quindi di essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio tanto, speriamo di rivedervi magari quando mi verrai a dire che con la nazionale avete vinto il campionato del mondo. Esatto, e quando ci sarà una squadra a Milano. Grazie mille davvero. Io vi ringrazio anche a voi che ci avete seguito fin da questa mattina, che dalle 7:30 vi siete collegati per vedere i primi telegiornali, che poi avete seguito Good Morning Milano dalle 9:30 fino ad ora. Vi do appuntamento alle 17:30 con i nuovi telegiornali e le nuove edizioni di Milano News, e io personalmente vi do appuntamento domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano alle 9:30. Grazie mille di essere stati qui con noi, buona giornata a tutti e a presto.